destra e PD condividono le stesse politiche. I primi ispettori a Riace li ha mandati il ministro Minniti, lo stesso ministro che ha sottoscritto gli accordi tra l'Italia e la Libia, che sono causa di migliaia e migliaia di morti ogni anno nel Mediterraneo. E dunque insistere sempre sull'emergenza, sulla sicurezza, sulla costruzione del nemico vulnerabile e facile da sfruttare, cioè gli stranieri, è proprio quello che tutta questa politica ha sempre portato avanti. E dunque sono nostri avversari, sono avversari di Mimmo, e oggi da una parte gioiscono di questa sentenza e dall'altra danno una ipocrita solidarietà. Noi mandiamo anche un messaggio alla magistratura. Noi abbiamo fiducia nella magistratura della Costituzione. E allora ricordiamoci di come l'impianto accusatorio dei magistrati di Locri sia stato smontato prima dal GIP, che ha detto che non c'erano prove, non c'erano evidenze, era tutta una montatura. E anche la Cassazione si è già espressa, e abbiamo voluto convocare in questa piazza. Abbiamo tutte e tutti ascoltato con un misto di rabbia, di incredulità, di delusione la notizia che è rimbalzata subito su tutti i media nazionali, cioè che il nostro Mimmo Lucano era stato condannato in primo grado a ben 13 anni e 2 mesi di reclusione, con dei capi d'accusa risibili, una vera e propria costruzione fatta a tavolino, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cioè vista dal nostro punto di vista una legittima disobbedienza al regime dei confini che costringe migliaia e migliaia di persone a viaggiare in condizioni estremamente insicure fino a morire alle nostre frontiere. Questo è il reato, un reato di clandestinità che non esiste nelle nostre coscienze e in quelle di Mimmo. Dall'altra parte invece viene visto come un reato di solidarietà, un reato di umanità. Non è possibile essere solidali con chi arriva alle nostre frontiere senza documenti. A questo Mimmo ha osato dire no, e per questo questa procura così ligia, che è la procura di Locri, ha pensato bene di costruire questo castello accusatorio che è arrivato ad un primo momento, a questa prima decisione. E allora noi oggi siamo venuti subito in piazza, come di Fondazione Comunista, come una città in comune, come possibile, la coalizione Diritti in Comune, ma ci saranno tante e tante, dicendo che non c'erano riscontri oggettivi e che il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cosiddetto, cioè i matrimoni di comodo, non si sono effettivamente mai celebrati. Allora di cosa stiamo parlando?